sento, Brian. Tutto bene? La nave è danneggiata? Mi ci vorrà un po' di tempo per fare l'estimazione dei danni e sono bloccato nella sala motori, ma la porta non si apre. Ok, proverò a mettermi in contatto con gli altri. Passo e chiudo. Laboratorio, mi sentite? Sono qui, Sam. State tutti bene? Alcuni hanno perso i sensi. Ci stiamo occupando dei feriti. Ma cos'è successo? Cosa ci è venuto addosso? Probabilmente un asteroide. Ma non saprei dirti con certezza. Abbiamo provato ad aprire le porte, ma sembrano bloccate. Sì, ho visto. A causa dell'impatto si è verificato un malfunzionamento a tutte le porte della nave. Siamo tutti esclusi l'uno dall'altro, ma possiamo comunicare. Dovete pazientare fino a che io e Brian non risolveremo questo inconveniente, ok? Ok, bene. Teneci informati. State tutti bene lì? Abbastanza, alcuni hanno perso i sensi e la gabbia di contenimento del soggetto numero 9 è stata danneggiata. Dovete ripararla. Ok, non so se si possa riparare, ma faremo il possibile. Jen, le luci qua dentro non funzionano. La corrente è saltata in molti settori, Brian sta cercando di ripristinarla. Le porte della nave sono tutte bloccate, anche la maggior parte dei monitor qua dentro non funziona. Ci stiamo lavorando, Sam. Ok, facciamo il punto della situazione. Queste navette non sono molto grandi, non siamo molto distanti l'uno dall'altro. Dunque, ci sono io in sala comandi, poi abbiamo 9 persone in laboratorio, 7 persone in infermeria, altre 7 persone nella stiva e poi Brian, ci sei tu in fondo, nella sala motori. Sei in grado di farmi una stima dei danni? Ci vorrà del tempo, Sam. Lo scafo non ha subito danni, perché il campo di forza è entrato in azione al momento dell'impatto. Ma le vibrazioni hanno fatto tantissimi danni. I motori non funzionano più. Sam, non capisco. Da che cosa siamo stati colpiti? Non lo sappiamo. Ok, torno al lavoro. Passo e chiudo. Tom, ci sei? Sei vivo? Tom, mi senti? Sì, Sam, sono qui. Dove ti trovi? Non riesco a vederti sul monitor. Puoi farmi un rapporto della situazione sul soggetto numero 3 che stai trasportando? Qui le gabbie di contenimento sono rimaste tutte danneggiate. Anche qui, Sam. Quelle gabbie non sono molto robuste. È normale che siano danneggiate durante l'impatto. Ok, Tom. L'importante è che i soggetti numero 3, 5, 7 e 9 rimangano in quarantena. In nessun modo, ripeto, in nessun modo, devono venire a contatto con l'equipaggio. Ricevuto, Sam. Passa e chiudo. Infermeria, mi sentite? Erin, sei lì? Sono qui, Sam. Che cosa è successo? Abbiamo urtato qualcosa. Stiamo cercando di risolvere la situazione. Se entrambi i motori sono fuori uso, come mai continuiamo a muoverci? Bella domanda. Inerzia? No, lo escludo. Forse siamo attratti da qualche campo elettromagnetico o qualcosa di simile. Sam, come mai le porte non si aprono? E poi siamo isolati dagli altri qua giù e l'illuminazione è molto scarsa. Siamo tutti molto spaventati. Sono tutti guasti temporanei. Stiamo provvedendo. Ok, Sam. Sir Richard? Capitano, che piacere sentirla. Vuoi farmi un rapporto della situazione? Che cosa è successo? Come da lei richiesto, abbiamo risposto alla richiesta di soccorso della stazione spaziale Alpha 4. All'interno erano tutti e quattro morti. Nessun superstite. Sembravano essere stati infettati da qualcosa. Stiamo riportando i corpi sul pianeta Terra. 3 li abbiamo a bordo noi. L'altro è a bordo della navetta di Tom. Abbiamo isolato i cadaveri in delle gabbie di contenimento. Molto bene, Sam. Mi dispiace per le perdite. Ho saputo che avete avuto dei problemi durante il viaggio di ritorno. Già. Probabilmente siamo entrati nella traiettoria di una pioggia di asteroidi.
Un modo perfetto per concludere una brutta giornata. Confido nella tua professionalità. Sono sicuro che porterai a termine la missione. Dovete riportare quei corpi qui, sul pianeta Terra, dove verranno esaminati. Dobbiamo capire cosa è successo su quella stazione. Sam, ho scoperto da cosa siamo attratti. È molto lontano. Non lo vedo bene. È una specie di vortice. Intendi un buco nero? Credo di sì. Ok, Tom, passo e chiudo. Brian, mi senti? Sì, Sam. Brutte notizie, amico mio. Siamo entrati nel campo gravitazionale di un buco nero. È per questo che continuiamo a muoverci. Sul serio? Già. Quanto ci vuole per riparare i motori? Sam, ancora qualche ora. Le porte della nave sono ancora bloccate. Io ho accesso solo alla cabina di pilotaggio, ma con i motori fuori uso è tutto inutile. Ok, Sam, faccio il prima possibile. Ehi, Sam. Scott, come vanno le cose sulla Terra? Lascia perdere. Voglio sapere come sta mio fratello. Io sto bene. Lo sai che è uno spasso quassù. Immagino. Ma tu quando torni? Qui ci manchi a tutti. Io torno presto. Come stanno mamma e papà? Stanno bene, non preoccuparti. Ah, più tardi passa da me Helen. Credo che vorrà chiamarti. Dì a tutti di stare tranquilli. Io me la cavo quassù. D'accordo, ci vediamo campione. Sam, ci sei? Sam, senti! Natasha, che sta succedendo? Sam, non so come spiegartelo. Il soggetto 3 si è svegliato. Sta cercando di uscire dalla gabbia di contenimento. Il soggetto 3 non può essersi risvegliato. Il soggetto 3 è morto, Cristo Santo. Morto? Morto? Era morto. Il soggetto 3 è vivo e vegeto. Si è svegliato e incazzato. Oh mio Dio! Natasha! Ha una forza sovrumana. Tom sta tentando di bloccarlo, ma lui cerca di uscire dalla vasca di contenimento. E i suoi occhi, oddio mio, non sembrano umani. Oh mio Dio. Natasha? Tom? John, mi senti? Ti sentiamo, Sam. Abbiamo perso contatto con Tom ed il suo equipaggio. Cristo, ma che è successo? Non vorrei allarmarvi, ma sembra che il soggetto numero 3 che stavano trasportando non fosse morto. Cosa? Quando lo abbiamo caricato a bordo sembrava morto stecchito, come tutti gli altri del resto. Già, ma adesso è vivo. È riuscito ad uscire dalla gabbia di contenimento. Sembrava aggressivo. Qual è la situazione del soggetto numero 5? Sempre la stessa. Continua ad essere morto. E spero che ci rimanga. Per qualsiasi cosa, io sono qui. Ok, Sam. Tom, mi senti, Tom? Siamo. Quel buco nero è sempre più vicino. È circa un'ora per riparare i motori. Brian, abbiamo un disperato bisogno che quei motori tornino in funzione. Ok, Sam, faccio il prima possibile. Sam, non mi senti? Il soggetto numero 9 sta cercando di scappare dalla gabbia di contenimento. Non sono affatto sorpreso. Sam, il soggetto numero 5 si sta risvegliando. Ok, restate calmi. Pensavamo fosse morto e invece sta cercando di uscire dalla gabbia. Oh mio Dio, e la sua faccia, che cosa gli è successo? Non lo so. Sam, il soggetto 5 si è risvegliato. Ok, lasciatemi pensare un attimo. Lasciatemi riflettere. Brian, sei lì? Sono qui, Sam. Brian, devi sbloccare queste dannate porte.
Gli altri hanno bisogno di aiuto. Adesso posso sbloccare le porte, ma solo per 5 minuti. Sam, se non riuscirai a tornare nella sala comandi prima che le porte si riblocchino, non ci sarà nessuno a comandare la navetta e finiremo dritti in quel buco nero. 5 minuti. Me li faccio bastare. Questa operazione causerà un blackout totale. Rimarremo al buio in tutta la navetta, Sam. Fallo. Oh no, no! Sta scendo fuori! Sam, che cosa devo fare? Resistete, sarò da voi entro un minuto. Gli altri stanno cercando di rinforzare la gabbia. Cercano di impedirgli di uscire, ma non so per quanto tempo riusciranno a Brian, mi senti? Sono in infermeria. Ho abbattuto il soggetto 7. Purtroppo sono arrivato troppo tardi. Ha ucciso tutti gli altri. Cristo, il soggetto 5 è uscito dal laboratorio e è venuto qui, in sala motori. Mi ha aggredito. L'ho colpito in faccia con un estintore. Tutto ok? Sì. Quel bastardo mi ha morso nel braccio. Credo sia nell'hangar adesso. Brian, una delle persone che il soggetto numero 7 ha ucciso in infermeria, si è appena rialzata. Brian? Brian, anche 5 è a terra. Sam, puoi venire qui da me? Cosa c'è che non va? Non mi sento molto bene. Ho forti dolori al petto. Non so cosa mi sta succedendo. Ok, vengo subito. Tutto ok, Brian? Brian, sei tu? Tutto bene là dentro, John? Merda, le porte! Brian!
Sam, non mi senti? Grazie a Dio. Non ho fatto in tempo a raggiungervi. Ho visto che le porte si sono sbloccate per qualche minuto, ma ho preferito non muovermi da qui. Avete fatto bene. Sam, anche il soggetto numero 9 è uscito dalla gabbia di contenimento. Ha ucciso gli altri e... ci sono morti ovunque qui. State a sentire. Dovete nascondervi. Le persone che il soggetto numero 9 ha ucciso là dentro non resteranno morte per lungo tempo. Mi sono nascosta e fortunatamente non mi ha vista, ma è diverso dagli altri due. È più veloce. È saltato sul soffitto, è entrato nel condotto di aerazione. Sam, lo senti? Si sta spostando. Deve essere uscito da qualche parte. Eccolo. Mi sembra di vederlo nel corridoio. Io non riesco a vedere niente. Oh no, Sam. È ancora lui. Sta tornando qui. Nascondetevi. Purtroppo non posso bloccare i condotti. Sam. Sam, gli esami sono tutti a posto. Sei pronto per la missione? Dov'è il mio equipaggio? Ti stanno aspettando. Terra, mi sentite? Qui è il comandante Sam Richard. È rientrato in funzione un motore su 4. Proverò ad uscire dal campo gravitazionale. Thank you.
Sam! Capitano, abbiamo perso l'equipaggio. Cosa? I soggetti 3, 5, 7, 9 che abbiamo prelevato dalla stazione spaziale Alpha 4 erano infetti e non erano morti. Sono riusciti ad uscire dalla loro gabbia di contenimento ed hanno aggredito gli altri. Ma tu adesso sei al sicuro? Ho bloccato la porta. Non credo riusciranno ad entrare. Ma uno di loro è mutato in modo diverso. È molto veloce. Usa i condotti dell'aria per spostarsi da una parte all'altra. Prima o poi potrebbe riuscire ad entrare anche qui dentro. Capitano, lei è al corrente del fatto che sulla base spaziale Alpha 4 l'equipaggio stesse sperimentando un nuovo virus? No, Sam, non ne sapevo niente. Non sono stato informato. Sto facendo rotta sulla Terra. Bene, quando atterrerai troverai ad aspettarti una squadra delle forze speciali. Abbatteranno i soggetti ostili e dopo li esamineremo. Capitano, se il virus dovesse sfuggirvi di mano come è successo sulla stazione spaziale, per il pianeta Terra sarebbe la fine. Abbiamo la situazione sotto controllo. Li abbatteremo e li metteremo in quarantena. Ci vediamo al tuo ritorno, Sam. Capitano? Ehi, Sam. Ehi, sorellina. Come te la passi? Sono impegnata con gli studi, non ho mai tempo per fare niente. Immagino. Ti annoi lassù? Quassù? No. Qui non ci si annoia mai. Mi manchi, fratelloni. Anche tu, Helen. Qua sotto non annoio senza di te, ma tu quando torni? Helen, adesso sei grande. Devi pensare a mamma e papà, ok? Ok. Ehi, Sam. Cosa? Io ti aspetto. Lo so. Sam, cosa stai facendo? Perché hai invertito la rotta? Ti stai dirigendo verso quel buco nero? Spiacente, capitano. Non posso rischiare che il virus si dilaghi per tutto il pianeta. Cosa hai intenzione di fare, Sam? Entrerò in quel buco nero, distruggendo la navetta insieme a tutti questi mostri. Fine della storia. Sam, il tuo sacrificio non è necessario. Lo è per me. Non posso rischiare. Non mi fido di lei, capitano. Non sono completamente sicuro che lei non c'entri niente in questa faccenda. Quindi hai deciso di morire? Forse sì, forse no. Nessuno è mai entrato dentro da un buco nero prima d'ora. Alcuni sostengono che vi sia solo morte laggiù. Altri invece credono che i buchi neri siano delle porte per un'altra dimensione, un altro spazio-tempo. Alcuni credono addirittura che attraverso i buchi neri si possa viaggiare nel tempo. Non importa. Non importa cosa troverò laggiù. L'unica cosa importante è tenere questo virus lontano dal pianeta Terra. Sam, pensa a cosa mi hai appena detto. E se la tua nave non si distruggesse? E se i buchi neri fossero davvero un ponte per raggiungere un'altra galassia? Certo, salveresti il pianeta Terra, ma rischieresti di infettarne altri. Oppure, ancora peggio, pensa se attraverso i buchi neri potessimo viaggiare nel tempo. Pensa se ti ritrovassi con la tua nave, quello che hai a bordo sul pianeta Terra nel 1600. Sarebbe l'estinzione del genere umano. Se vuoi andare sul sicuro, distruggi la tua nave prima di entrare in quel buco. Buona fortuna, Sam.
Per anni avete stimolato l'immaginazione di studiosi e filosofi. Vediamo dove portate. Apri gli occhi, Sam.